sentiamo, è giusto dare la parola al Ministro Stefani, che sicuramente ci dirà quelle che sono le ultime novità legate appunto all'autonomia, legate alla sanità nelle fattispecie, ma più in generale a quelle che sono le proposte innovative che possono arrivare in questo ambito. Grazie Ministro. Grazie innanzitutto per l'invito di essere qui oggi a questo incontro così importante dove ci si unisce, dove si viene a parlare una delle tematiche in realtà, ma veramente una delle più delicate di tutto il nostro panorama nazionale. Viviamo in effetti oggi una stagione di grandissimo fermento, sta cambiando proprio il modo stesso anche di erogare i servizi, c'è una trasformazione del rapporto con i cittadini e anche stessi fruitori. La sanità, in particolare per le regioni, è un banco di prova decisivo su cui testare la capacità di rispondere. Cioè è dovuto a vari fattori, anche alle nuove sfide tecnologiche e anche organizzative, una società che sta invecchiando e che dunque richiede una decisa anche rivisitazione di quella che è l'offerta. Il ruolo dello Stato in materia di sanità ha trasformato la sua funzione di organizzatore, un gestore di servizi, quello di un garante dell'equità nell'attuazione proprio del diritto alla salute. E vi dico che molto spesso mi ha ricordato questo tipo di funzione, soprattutto in vista di una logica di regionalismo differenziato. Tra l'altro io ricordo che nel 2001 gli accordi fra lo Stato e le regioni, questi accordi sono diventati uno strumento di gestione stessa dell'assistenza sanitaria e vedo l'attività tra l'altro di fermento e laboriosa, anche se magari all'esterno non appare dal punto di vista mediatico, ma il grande lavoro che si fa in conferenza Stato-Regioni che ormai sta diventando veramente un fulcro strategico e lo diventerà, e la conferenza diventerà ancora più strategica in futuro. Il riconoscimento comunque del ruolo che è essenziale delle regioni, soprattutto sul materia insomma, di un governo del sistema sanitario, ha consentito fortemente di responsabilizzare le autonomie territoriali, sia in termini di organizzazione, in termini di misura, di verifica dell'efficienza della spesa. In realtà, anche questo è un dato veramente ma molto interessante, che la gestione della sanità è diventata indirettamente una delle misure della capacità e dell'efficienza della spesa fra le regioni, mettendo in evidenza, più pur in realtà su una diversità anche di modelli fra regioni, il virtuosismo di alcune realtà. Mi dispiace magari citare magari le singole regioni, ma io penso che sia indiscutibile che il Veneto rientra fra una di queste, ma anche in termini di qualità e efficienza dei servizi, con soddisfazione di cittadini, di capacità di contenimento della spesa. Purtroppo, questo lo dico purtroppo perché il mio dicastero, essendo un ministero di coordinamento, trova l'occasione di confrontarsi con le regioni, le quali vengono e palesano le loro anche difficoltà. E purtroppo vi sono queste regioni che hanno dimostrato di non saper rispondere alle domande dei concittadini in tema di bisogno di salute, non garantendo quindi quello che è un fondamentale principio, che è quello di equità dell'accesso all'assistenza sanitaria, nonché a quello che è un diritto, che è quello a un'appropriatezza delle cure e anche alla, mio avviso, che anche questo diventa un punto importante perché poi ricade sulla fruizione, sulla erogazione dei servizi, che è l'indispensabile economicità nell'impiego delle risorse. E quindi per fortuna, cioè sfortunatamente, vi sono queste che non hanno saputo dimostrare questa necessaria efficienza, determinando forse anche un danno di sistema e anche una perplessità che oggi magari pare anche superata da un certo tipo di sviluppo che c'è avuto anche nel panorama anche politico, però una certa perplessità sulla stessa esistenza delle regioni. Io ricordo un referendum costituzionale che si celebrò non molto tempo fa, poco più di due anni fa,
dove era messa in discussione fortemente la capacità delle regioni, e la capacità delle regioni, come si diceva prima, spesso viene valutata proprio sulla misura dell'erogazione di servizi in tema di sanità. Quello che poi però diventa importante è che in un contesto così, proprio dalle regioni che invece hanno dimostrato di saper gestire la sanità garantendo conti in ordine, elevata qualità delle prestazioni, viene oggi una domanda dell'ulteriore autonomia nella gestione sanitaria. Ma non solo e non tanto, e ci tengo a sottolinearlo, per uscire da un'uniformità di trattamento, che è sicuramente un criterio negli ultimi anni, ma poter fare fronte a delle nuove sfide, che è quella tecnologica e quella determinata, un cambio in atto della stessa demografia, che ha bisogno di una nuova programmazione per trovarsi preparati a nuove esigenze. Il Veneto, infatti, quello che riferiva anche l'amico, l'assessore Goletto, ha formulato proposte di maggiore autonomia, quindi ai sensi di questo famoso 116 terzo comma della Costituzione, e che rispondono anche ai quesiti di cui si discute oggi e che hanno già anticipati anche l'assessore. Anche quello riguardante la formazione dei medici, questione centrale per far fronte anche al collegamento e al riposo, che nei prossimi anni renderà anche problematica la gestione anche di servizi. Sull'autonomia della regione, e in particolare mio, e su tutto ciò che riguarda la salute, l'impegno mio e del Dicastero è massimo. Fin dal primo giorno dell'insediamento è stato veramente in testa all'agenda quotidiana degli impegni. Per inciso, io nasco, la mia nomina è coordinata e ha la funzione con l'obiettivo principale di dare una risposta alle richieste di autonomia. Invero, il Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie non ha in sé, non ha mai avuto fino ad oggi, una competenza riguardo il regionalismo differenziato. Perché non se n'è mai parlato, non c'è mai stato un percorso, non esiste nemmeno all'interno una struttura all'interno del Ministero che abbia una competenza particolare sull'autonomia differenziata, perché autonomie in realtà è letta soltanto e solo nel rapporto relativo agli statuti speciali. Quindi da un Ministero forse burocratico, che era quello della Conferenza Stato-Regioni, dell'impugnativa delle leggi regionali, sta diventando un ministero con una fortissima responsabilità, che è quella di dare un nuovo assetto. Ma non dico io un nuovo assetto statale, è un nuovo assetto del rapporto Stato e le regioni. Ma tornando al nostro punto, con la regione, con la regione Veneto, visto che oggi siamo qui, stiamo facendo un grande lavoro per riuscire in questa, chiamiamola pure impresa con le I maiuscole. Ma è bello perché lo stiamo facendo con una regione che ha i conti in ordine, che ha dimostrato di saper fare e di fare bene e che quindi garantisce tutti i buoni esiti di un ulteriore acquisto di competenze sia legislative che amministrative in materia di sanità. Comunque io, come accennavo, ho questa problematica anche relativa alla formazione e la specializzazione dei professionisti sanitari. È un modo comunque anche per valorizzare il territorio, quindi non solo nel senso di rispondere ai bisogni, ma anche attingere a ciò che esso meglio offre. In materia di sanità e di formazione specialistica e universitaria, possiamo dire al Veneto, è un'eccellenza nazionale, ma anche a livello europeo. Quindi garantire una migliore sanità significa consentire alla regione di agire veramente in autonomia in materia anche di regime del personale, superando i vincoli di spesa che oggi sono livellati su chi non ha fatto bene i compiti e che irrigidisce dunque anche chi invece ha agito correttamente. Ma la maggiore autonomia in materia di personale deve garantire anche la possibilità che la regione per la regione di poter agire sulla leva anche stessa della remunerazione degli incentivi e dunque garantendo anche uno specifico livello di contrattazione regionale. Comunque esistono dei modelli che si adattano al territorio e che hanno dimostrato di saper garantire qualità ed efficienza dei servizi, ma anche il sistema di governance generale dovrà uscire dalla rigidità
rigidità proprio tipica statale, per essere lasciata alla ragione, quindi la facoltà di disciplinare il ruolo e gli assetti delle aziende e le specifiche esigenze del territorio. L'autonomia quindi diventa una sfida veramente importante. Avrebbe in realtà poco senso se si trattasse di un semplice problema di rapporto semplice fra lo Stato e le regioni. La questione centrale è data dagli effetti che in realtà potranno determinarsi nella vita e nella qualità dei servizi alle persone. Una sfida che per quanto mi riguarda è primaria, per un modo non solo di dare un riscontro ai cittadini, ma anche per cambiare e migliorare l'intero paese. E penso che veramente il lavoro che voi avete fatto in materia di sanità, che noi stiamo facendo in materia di autonomia per quanto riguarda la sanità del Veneto, sarà veramente decisivo per tutti. Grazie. Grazie davvero al Ministro Stefani, lascio il microfono al Presidente Ciambetti che poi deve lasciarci. Mi scuso per la scortesia, ma appunto la giornata si è complicata più del previsto. Parlare dopo il Ministro è quanto mai anche diciamo così superfluo, perché Erika sta seguendo in maniera puntuale e precisa tutto quello che come Regione Veneto abbiamo chiesto anche con una legge statale di iniziativa regionale fatta lo scorso settembre. Noi abbiamo la presunzione di poter fare qualcosina di più, qualcosina in meglio, se siamo lasciati nella possibilità di muoverci, di capire le esigenze dei nostri cittadini, di riuscire a mettere in pratica le cose che anche in urgenza riusciamo a fare. E non me ne voglia il sottosegretario Viale, prima dal Ministero non sempre abbiamo avuto collaborazione. Faccio un piccolo esempio di cosa può servirci la maggiore autonomia che noi chiediamo in ambito sanitario. Ok, ne abbiamo già tanta, ma la vogliamo completamente. Lo scorso anno, in piena, emergenza PFAS, per chi non lo sa, abbiamo una zona del Veneto che ha una particolare forma di inquinamento che peraltro appunto la Regione ha affrontato anche in questo caso per prima in Italia rispetto ad altre realtà che lo stanno facendo solo adesso e che ci stanno chiedendo informazioni e consigli e pratiche, buone pratiche messe in moto. Il settore sanità aveva messo in moto un trattamento rivolto ai cittadini che avevano nel sangue un elevato grado appunto di questi inquinanti, la plasmaferesi, per riuscire a dare una risposta, ripeto, in piena emergenza anche emotiva e sanitaria. Questo trattamento, peraltro applicato come cavia al nostro direttore generale della sanità, che aveva le proprie analisi non proprio perfette, e appunto applicato al dottor Mantoin, dava subito dei risultati positivi. Lo vedete, è in ottima salute, anzi più di prima. Cos'è successo quando abbiamo iniziato ad applicare questa modalità di trattamento? Praticamente quasi manu militari, abbiamo avuto ispezioni da parte dei carabinieri del NOE, abbiamo avuto richieste di documentazione che peraltro era già invece disponibile online. Abbiamo avuto un approccio, mi permetto di dire, dal Ministero perlomeno discutibile. Noi siamo convinti che se avessimo avuto le competenze sulla sanità che stiamo chiedendo appunto nelle trattative col Ministero, queste cose potevano evitarsi, potevano anche far capire alla gente che da parte della pubblica amministrazione c'era un approccio medico, anche legislativo, anche appunto di affrontare questi temi in maniera coordinata, chiara e tranquilla, e non quello che abbiamo visto che ha creato anche nei cittadini un minimo di disagio e di confusione. Quindi quello che stiamo chiedendo, ripeto, sono cose che dal nostro punto di vista, se gestite in un'unica filiera e in un'unica modalità, possono aiutare i cittadini, possono permettere appunto a chi sta affrontando la cosa, mi permetto di dire, in maniera positiva, questo è un caso, ma ne abbiamo
ne abbiamo anche altri, che permetta di dare un miglior servizio ai nostri cittadini, perché quello che ci guida ogni mattina quando ci svegliamo, quando facciamo leggi regionali, quando stiamo applicando appunto le norme che riguardano il nuovo piano sociosanitario, quello che appunto serve ai cittadini, siamo convinti che riuscire a farlo in maniera, ripeto, più vicina al territorio, più vicina ai cittadini, per quello che però abbiamo già dimostrato di saper fare, come diceva Erika, è bene che l'autonomia sia data a chi se la merita, a chi ha dimostrato di spendere bene i soldi pubblici, a chi ha dimostrato nel tempo di gestire bene la cosa pubblica, sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista normativo e con atti amministrativi. Quindi chi si merita maggiore autonomia è giusto che possa averla, è giusto che possa dare una risposta diretta ai propri cittadini. Lo ricordo, lo scorso 22 ottobre quasi il 62,5% dei veneti residenti in Veneto è andato a votare, al 99% ha dato un'indicazione chiara, e questi cittadini si meritano una risposta e si meritano l'autonomia che hanno chiesto. Noi siamo convinti di essere pronti a gestire queste cose, la struttura è in grado di farlo. Mi permetto di dire che anche la parte politico-amministrativa ha fatto le cose nel miglior modo possibile, con risultati che tutti quanti ci riconoscono, perlomeno negli ultimi 7-8 anni, e quindi, ripeto, noi siamo qui pronti a dialogare, siamo qui pronti a dare il nostro contributo, siamo qua a dare una risposta ai cittadini del Veneto che ci hanno chiesto l'autonomia che si meritano. Grazie e buon lavoro. Grazie al Presidente Ciambetti, adesso inizierei con i lavori così come erano previsti, e quindi lascerei al Dottor Bevere il tavolo per parlare di governare il cambiamento. Prego Dottor Bevere, lascio il microfono. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Saluto al Ministro, agli assessori parlamentari presenti, saluto in particolare l'assessore Coletto, che è anche mio presidente, perché è presidente della Genas che mi pregio di dirigere. Un ringraziamento speciale a Domenico Mantovani, si fa tanto parlare di attraverso mezzi telematici, attraverso le chat, quindi questi momenti di riflessione su argomenti così importanti e rilevanti per il nostro sistema. Siamo, mi pare, alla quinta edizione di questa importante manifestazione. Sicuramente un plauso a chi ha avuto inizialmente questa idea e la persegue. Ci sono stati gli interventi che hanno fornito degli spunti molto interessanti, per la verità, perché ci dicono quanto il cambiamento in corso è un cambiamento non rinunciabile. Figuriamoci nel sistema sanitario, che ha una connotazione tipica. Cambiano le terapie, cambiano le tecnologie, cambiano le metodologie di cura, e come non possono cambiare le metodologie di gestione? E come quindi possiamo immaginare che i modelli gestionali non subiscano dei rimaneggiamenti? Ma cambiare non è un fatto ordinario. Si possono cambiare delle piccole cose e allora diventa un cambiamento ordinario, ma quando il cambiamento interessa la cultura, il modo di lavorare delle persone, il cambiamento deve essere gestito in maniera corretta. Quindi questa mattina mi pregio di coordinare una tavola rotonda composta da molto, molto autorevoli direttori regionali, ma anche con la presenza del segretario generale della FINGE, di Scotti, e del
presidente Pellissero, che rappresenta una componente molto rilevante del sistema, lo ha fatto fino a poco tempo fa, ma continua a farlo perché poi lui è sempre presente. Sembra che non c'è, ma di fatto poi è sempre presente. Ma il cambiamento piace? Oppure, per far andare avanti, mi dice lei come? Era chiuso. Grazie. Allora, questo signore ce lo ha raccontato molto tempo fa e ce lo ha spiegato. Ha detto, guardate, che chi vuole cambiare comunque si troverà le persone che dicono non ci sta bene perché cambiano quello che già facevano correntemente e addirittura quelli che si beneficiano del cambiamento diranno chi lo sa, stiamo a vedere. Interessante. Di che parliamo oggi? Della gestione del cambiamento, che di fatto è un approccio strutturato verso gli uomini, verso le persone, verso i gruppi di persone, verso le organizzazioni, che modificano dei comportamenti. Quindi è importante che i problemi non siano risolti all'interno di schemi che hanno reso strutturali quelle criticità. Quindi è normale che le organizzazioni, no, si mettano in moto per cambiare le cose. E teniamo presente un fatto fondamentale per chi critica sempre chi sta cambiando le cose, che qualsiasi cosa ci abbia permesso di arrivare dove siamo arrivati adesso non è più sufficiente né a garantirci quello che abbiamo né conquistare cose nuove e future. E di oggi la notizia di una nostra quarta posizione come paese nel mondo per efficienza. Non è male. Quindi tutte queste cose che si stanno facendo con grande coraggio, la Regione Veneto, diciamo, di coraggio ce n'ha avuto tanto fino ad oggi e auguro ancora di averne, perché i successi sono abbastanza evidenti. Però noi abbiamo a che fare con le persone. 5 ottilioni di atomi e 10 miliardi di neuroni con interazioni che poi danno luogo ad espressioni e a comportamenti che ovviamente non sono facilmente controllabili. Sapete molto bene che ragionare e lavorare nel nostro sistema e avere a che fare con professionalità specialistiche elevate è un problema perché culturalmente non è semplice, quindi l'innovazione graduale e sistematica verso il cambiamento non è un colpo di genio, non è una roba che ci si inventa dall'oggi al domani, non è che domani cambiamo, ci vuole una cultura del cambiamento, bisogna preparare le organizzazioni al cambiamento, è un lavoro duro. Domenico Mantoan lo sa che è un lavoro duro, lo sanno i colleghi qui presenti, ma è duro anche dal punto di vista politico, perché poi il successo è un successo se viene supportato adeguatamente dal sistema politico. Non si va, noi come tecnici con le bandiere, a fare i cambiamenti se non c'è una credibilità. Però le organizzazioni rispondono. Tutte, quasi tutte allo stesso modo. All'inizio c'è una negazione, non si può fare. Che cosa si sono messi in testa di fare? Dopodiché c'è una certa resistenza, poi la curva scende, c'è una certa rassegnazione, poi per fortuna, dopo un po' di tempo, c'è l'accettazione graduale e l'integrazione rispetto a questo cambiamento. Ma questa roba qui richiede tempo e richiede soprattutto dei leader del cambiamento. È una leadership che non è una leadership ordinaria. Chi pensa di aver gestito un ospedale e pensa nel contempo di essere attore principale del cambiamento di un contesto regionale o di una, diciamo, di un sistema regionale ha sbagliato. Perché quella persona, quel leader del cambiamento, deve sapere dietro quelle porte
aprendole, che cosa c'è e dove accompagna quell'organizzazione. Ora, a molti piace fare la politica dello struzzo. Lo struzzo, come è noto, infila la testa sotto la sabbia, ma lo struzzo ha uno scopo quando infila la testa sotto la sabbia, perché c'ha poca copertura, come anche il sottoscritto, quindi quando c'è molto sole, ovviamente a 50 gradi infila la testa sotto la sabbia, arriva a 30 gradi e sta meglio. Ma i nostri collaboratori e colleghi non hanno questo scopo. Chi infila la testa sotto la sabbia oggi e fa finta di non riconoscere questa necessità del cambiamento fa un danno enorme alle proprie organizzazioni. Quindi è indiscutibile la necessità del cambiamento. Allora, io propongo una riflessione anche oggi su questo leader del cambiamento, perché il ministro Stefani, l'assessore Coletto, il presidente Ciambetti prima citavano tutti la necessità di questo, di questa autonomia, no? Di questa autonomia, ho sentito parlare di autonomia differenziata. Tutto ciò che porta al cambiamento deve avere alle spalle, più è complesso il cambiamento e più la leadership deve essere una leadership adeguata a gestire il cambiamento. Ieri sera siamo stati ospiti anche piacevolmente di un coro che era coordinato, perché ha avuto modo di guardarlo, da una persona. Ce n'erano 20, guardavano tutti fisso il maestro, il quale indicava con movimenti veramente molto molto deboli quello che dovevano fare, e loro rispondevano. Quella roba lì non è la roba preparata il pomeriggio, quelli sono mesi che lavorano per prepararsi a essere assieme lì. Allora io dico anche al sistema politico che c'è, sempre ci sostiene e ci accompagna, e ringrazio moltissimo l'assessore Coletto in qualità di presidente dell'agenzia, perché ha contribuito non poco a rendere possibile anche il cambiamento che l'agenzia ha svolto nel corso di questi anni, anche quando era consigliere di amministrazione Domenico Mantua. Quindi questo maestro d'orchestra è necessario perché il cambiamento venga portato avanti. Ma se il territorio non dispone di questo maestro, il cambiamento io consiglio di farlo con grande pacatezza. Allora che facciamo? Ci tiriamo indietro? Oppure gestiamo questa esigenza e necessità attraverso un percorso strutturato che sarà anche oggetto, spero, di una riflessione da parte del ministro Stefani, del ministro Grillo, perché il presidente sa molto bene, anche l'agenzia è pronta ad affrontare anche un assetto che istituzionalmente possa preparare questi leader del cambiamento, perché di talenti, ed è un compito anche dei leader del cambiamento, perché anche loro hanno bisogno di maestri d'orchestra. Non è da solo il leader che riesce a sviluppare il cambiamento. Quindi quello che chiedo ai colleghi che chiamo questa mattina ad intervenire è di dare un contributo sulla dimensione e la gestione del cambiamento organizzativo che loro hanno affrontato nei loro contesti. Chiedo anche di dare un contributo al Trento, al Trentino, per esempio a Bordon, di capire anche il ruolo, no, del direttore generale, nonché agli altri colleghi sull'impatto che il cambiamento ha portato
nelle varie fasi di evoluzione e quali sono state le principali anche resistenze. Poi mi piacerebbe ascoltare le direttrici di importanti contesti regionali anche con un quadro un po' più allargato al concetto stesso di cambiamento in corso. Quindi vi ringrazio molto di aver ascoltato questa mia introduzione. Adesso darei la parola subito al dottor Paolo Bordon, direttore generale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia autonoma di Trento. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie al dottor Bevere, grazie per l'invito. Per me è un privilegio e un onore presentare la mia esperienza in un contesto in cui il Ministro ha anticipato un tema importante del cambiamento, che è quello dell'autonomia. Io porto un'esperienza professionale limitata in un certo senso, perché io ho sempre lavorato in contesti autonomi, prima in Friuli Venezia Giulia, ora in Trentino Alto Adige, quindi sistemi che da sempre, e vediamo, posso anche dire qual è la differenza probabilmente rispetto ai miei colleghi che lavorano in contesti di tipo ordinario. Innanzitutto, che cosa significa gestire la sanità in Trentino? Il Trentino, come conoscete, è una provincia limitrofa a questo contesto molto bello dove ci troviamo, è un contesto di montagna prevalentemente, è un contesto che ha queste caratteristiche. Abbiamo circa 540.000 abitanti stabilmente residenti, ma abbiamo anche una presenza turistica molto elevata, con una presenza di quasi 5 milioni e mezzo di turisti l'anno, in alcuni contesti con una presenza sostanzialmente stabile, oscillazioni limitate, penso alla zona dell'Alto Garda, e in altri invece influenzate dalla stagionalità invernale o estiva, e soprattutto nella zona della Giudicaria, della Val di Fiemme e Fassa. Questo dato, che può sembrare poco attinente alla sanità, in realtà ha un forte condizionamento nell'organizzazione anche dei nostri servizi, che devono sì tener conto della presenza stabile dei 538.000 abitanti, ma anche di queste stagionalità. Il sistema trentino vuole evidentemente garantire nei suoi servizi anche l'accoglienza e l'assistenza che devono essere garantita ai nostri turisti. Vedete come il territorio, gli oltre 6 milioni e 200 mila chilometri quadrati, hanno una forte presenza, il 20% sopra i 2000 metri, il 10% sotto i 500 metri, il 65% del territorio è boschivo. Questi elementi condizionano anche l'organizzazione dell'offerta sanitaria nel nostro territorio. Qual è la nostra popolazione? Per organizzare un servizio sanitario bisogna conoscere naturalmente i dati di tipo orografico, ma anche i dati di tipo epidemiologico e di presenza di contesto. Questa piramide sta a dimostrare come è cambiata e come cambierà rapidamente la nostra popolazione che dobbiamo assistere. Una popolazione che negli anni 80 aveva una presenza alla base di popolazione giovane e che invece, come in molti altri contesti italiani e dei nord europei, sta rapidamente evolvendo e purtroppo avremo una piramide rovesciata con una proiezione al 2050 con una prevalenza della popolazione anziana, ultra ottantenne. Questo è un elemento di conoscenza per noi determinante per progettare oggi e non domani i servizi sanitari che dovranno gestire e affrontare queste sfide. Un altro dato che accompagna questa evoluzione demografica è quello delle nascite. Le nascite sono in continuo calo anche in Trentino, probabilmente in Trentino abbiamo ancora un tasso di natalità un po' più alto rispetto alla media almeno del nord Italia, però vedete come in pochi anni da un dato che era stabilmente storico e concreto che era quello dei 5.000 nati si sta rapidamente passando ai 4.200 del 2017 e coi dati che ho adesso del 2018 forse addirittura scenderemo sotto i 4.000. Anche questo è un elemento che condiziona la riorganizzazione dell'offerta. Ma qui entriamo nel tema di che cosa significa per me, e quindi rispetto anche alle parole del Ministro, che cosa mi auguro possa essere per molti di voi domani,
gestire una sanità in autonomia. In autonomia significa per noi essere, avere la possibilità di finanziarci il sistema sanitario con fondi propri. Il sistema autonomo Trentino Alto Adige nasce dall'accordo storico De Gasperi Gruber del 1946, poi recepito con legge costituzionale che ha istituito prima le due province autonome e ha dato una competenza esclusiva alla sanità, prima alla regione che poi con legge ha delegato le due province a gestire il servizio. Dal punto di vista delle risorse, la provincia autonoma di Trento è autonoma dal 1994 e quindi deve provvedere con propri fondi al finanziamento del servizio sanitario. Questo per noi è un'opportunità importante perché autonomia significa anche molto responsabilità, significa onori ma anche oneri, cioè avere la possibilità di gestire in maniera autonoma il servizio. La facilità qual è? Il 15 novembre di ogni anno, e quest'anno devo dire è stato fatto in anticipo perché ci sono le elezioni provinciali, proprio per non lasciare una transizione, vengono destinate all'azienda unica provinciale, noi abbiamo un'unica azienda sul territorio, le risorse necessarie per programmare i servizi dell'anno dopo. Sembra per me, è abituato, è una, diciamo, un'informazione apparentemente banale, so che per molti di voi qua non lo è, e per noi avere definite le risorse in anticipo significa poter programmare con serietà gli servizi sul nostro territorio. Per cui noi